Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una cosa, fare un appello a qualcuno, ma poi lo farò dopo una breve introduzione, breve parentesi. Innanzitutto Juventus-Napoli è una partita importantissima, per il momento in cui arriva, oltre che per il fatto che sia una partita tra le squadre più forti del campionato, arriva un momento delicato, il momento in cui il campionato non è ancora concluso, non si è parzialmente riaperto, anche se in realtà non è così, con il pareggio contro il Crotone della Juventus e la vittoria del Napoli che ha preso quel punticino. 2, però chiaramente il vantaggio di Juventus è molto forte, un po' in più 4, quindi può avvalersi di questo vantaggio e mantenerlo, se non migliorarlo, con una vittoria. Detto questo, comunque, nulla è chiuso fino a quando, secondo me, questa partita non verrà oltrepassata con una vittoria da Juve, perché parlo da Juventino, chiaramente. Fosse così, direi che lo scudetto si può ipotecare, che non vuol dire essere vinto, ma diciamo che le cose sembrerebbero molto chiare, anche dal punto di vista del morale, aiuterebbe moltissimo una vittoria del genere. Per il Napoli otterrebbe moltissimo la vittoria loro, perché allora sì che riaprirebbe il campionato e avrei anche dubbi sul fatto che poi la Juventus riesca effettivamente a vincerlo, perché Napoli potrebbe macinare tutti i punti restanti, perché è forte anche di questa partita che da parte loro è talvolta molto più sentita che da parte nostra. Detto questo, sul campionato magari parleremo con calma, partita dopo partita. Prima di appello, ripeto quella che è la mia opinione circa quella che è stata la decisione della prefettura, di aprire il settore ospiti ai tifosi napoletani, tutti esclusi coloro che sono residenti in Campania. Ora, questa cosa di localizzare è sbagliata perché come sennò ci sono molti cittadini napoletani o ex napoletani ormai che vivono in varie parti d'Italia e talvolta molti di loro, alcuni di loro sono anche napoletani di fede. Distinguiamo le due cose, però chiaramente è così. Quindi poi non capisco perché bisogna andare a colpire tutti tranne ovviamente, appunto quelli della Campania e non gli altri, come se fosse una discriminazione in tal senso. Io penso invece che sia di per sé sbagliato dare questo regalo ai tifosi del Napoli e la loro squadra. E su questo sono molto rigido, cioè fermo sulla mia posizione. E non è tanto una questione di perché sono napoletani e allora mi sono antipatici, non è quello. Quello che hanno fatto i tifosi napoletani, ripeto, i tifosi napoletani accostano due cose, perché talvolta quando si parla di napoletani poi partono discriminazioni territoriali e così via sul fatto che uno possa rimandare al fatto dei napoletani come cittadini napoletani. Invece non è questo, perché tanti napoletani sono anche juventini, quindi sono come me, come tanti altri della mia stessa fede. Penso a Nino GFC, uno tra i tanti, ma comunque chiaramente l'estinzione è solo per quanto riguarda il tifoso. E è sbagliato per un principio che voglio, esigo la parità di trattamento. Noi non siamo andati a San Paolo, ci hanno escluso, per discorsi di ordine pubblico chiaramente, pur non essendo mai noi stati protagonisti di episodi strani e violenti e brutti. Però ovviamente la cosa è andata così, io ero d'accordo con questa decisione perché poi non volevo che tifosi della Juventus fossero in qualche modo messi in mezzo a problemi, quindi è giusto così. Per quanto riguarda appunto i tifosi napoletani allo stadium, il trattamento doveva essere quello. Niente, niente napoletani, tifosi napoletani allo stadium, perché all'andata era così, al ritorno deve essere così. Non è stato così, il motivo non lo so, però non mi piace per niente. Io non sono uno di quelli che chiude la porta definitivamente al ritorno ai tifosi ospiti e nei vari stadi, però è anche vero che questo deve partire da zero, cioè nel prossimo anno, come dicevamo nella live che ho fatto con Nino, con Antonello e con Stefano. Ok, diamo un'opportunità ai napoletani di insomma di scusarsi in qualche modo di quello che ha fatto allo stadio rompendo i bagni, il pisce così, però è anche vero che deve iniziare da zero, quindi parità andata e ritorno, vediamo cosa succede. Io la porta la lascio aperta e sono d'accordo, come prova, però adesso è una prova che se ti faccio l'ultimatum, cioè o ti comporti bene o d'ora in poi le decisioni nei tuoi confronti in quanto tifoso napoletano saranno rigidissime e secondo me non solo dovrebbe essere vietato loro l'entrata allo stadio, su questo non è molto rigido perché quello che è successo allo stadium è molto grave, cioè rompere i bagni, lanciare pezzi, lanciare sacchi di piscio alle tribune dove sono anche le famiglie, perché anche poi c'è la Nord vicino, che la Nord non è come la Sud è fatta di praticamente uomini o comunque ultra, ma è fatta anche soprattutto di famiglie, di persone normali che vogliono essere una partita spendendo un po' meno in curva nord oppure le tribune che sono le famiglie. Quindi quello che è successo è gravissimo e per me dovrebbe essere proprio l'ultima volta che lo fai, altrimenti poi ti taglio le possibilità di vedere la partita di ricevere il tuo Napoli in casa degli altri. Questo sono rigido, può essere magari, non so, una posizione estrema, ma chiaramente la penso così, su questo non voglio passare per quello sportivo che lascia aperte le porte a tutti, io insomma, è giusto trattare bene le persone che si comportano bene con te e non gli altri, perché ovviamente io ho anche Peppone Colazzurro, è un amico, un blogger, un collega napoletano, lui sarebbe sicuramente benvenuto allo stadium per quanto mi riguarda, però
Però è vero che per uno o per due non si può fare, insomma, prenderli tutti insieme e mandarli dentro in quanto uno o due sono, si sono comportati bene. Ed è questo, ragazzi, quindi sono molto rigido su questo e questa posizione non la cambierò fino a quando ovviamente non verrà fatta data dimostrazione da parte loro di essere cambiati, di aver riconosciuto di aver sbagliato nei modi. E io veramente su questo ho molta speranza, perché chiaramente non ritengo che si debba essere prevenuti per forza. Detto questo, il mio appello è uno. Adesso avete la possibilità, voi napoletani come tifosi, di entrare allo stadium ancora una volta, dopo quello che l'ultima volta che è successo, appunto, credo che sia quello dei bagni. Ora, il problema è, credo che probabilmente se romperete, e spero di no per voi, dei bagni, non credo che sia la fine del mondo, perché qualcuno li costruirà e li pagherà. Però diciamo che è tutto rimediabile. Se lanciate escrementi o varie cose o qualsiasi altra cosa, almeno che non sia mortale, sarà molto schifoso e brutto, ma in qualche modo si rimedierà e si dimenticherà. Detto questo, tutto ciò che rompete, che sarà rotto, si ricostruisce e così via, però poi l'immagine, la reputazione che uno si fa, quella difficilmente si cancella, più sporca dello stesso piscio che talvolta alcuni di noi sono stati costretti a subire dall'alto. E quindi credo che il mio appello ai napoletani è questo. Non è tanto un appello per preservare quelle che sono le nostre strutture, i nostri tubi del bagno e così via. Quelli, come ho detto, si riparano, si ricostruiscono, sono cose, sono danni, ma comunque diciamo che per una società come la Juventus si possono riparare, ma comunque sono oggetti materiali e come tali restano. Però credo che questo appello forse vada a più beneficio, spero di non prendermi gli insulti, chiedo morte, perché in realtà quello che voglio dire è una cosa quasi a favore vostro per farvi, insomma, in qualche modo ragionare. Perché quello che poi andrebbe ad inficere, andrebbe a inficere sulla reputazione, sull'immagine di tifoseria, che talvolta viene già additata come quella violenta, quella appunto sporca in questi casi, e talvolta poi si prende appunto gli insulti e talvolta si riprende anche coloro che ovviamente tra i tifosi napoletani non meritano certi cori, certi appellativi, certi napolecani, queste cose qua che non mi piacciono in effetti, però è anche vero che se si è arrivato a questa cosa qua qualcuno ha sbagliato e non ha mai pagato. Quindi io, un appello a voi, avete la responsabilità di entrare allo stadium, le storie ospiti e comportarvi da tifosi che sostengono la propria squadra e non causano più mica che rara negli ultimi anni, e senza far niente, perché alla fine la partita, il bello della partita è la partita e sostenere la propria squadra, il cuore, non quello di lanciare tubi e spaccare bagni. Quindi avete veramente la possibilità di redimervi, di farvi perdonare e passare di buon occhio anche da parte dei tifosi juventini, che in effetti un po' sono un po' prevenuti dopo quello che è successo. Quindi è un appello a favore vostro. Se non lo comprendete non è un problema mio, però io spero che la cosa passi in questi termini. Perché se riusciste a ragionare in questi termini che vi ho detto e di pensare solo alla squadra e non a pensare ai tubi del bagno, forse si potrebbe aprire veramente una pista di grande fratellanza, non di fratellanza ma comunque di grande rispetto dalle tifoserie, in modo da non replicare certi atteggiamenti e guardare al futuro con ovviamente nuove partite in cui tutti i tifosi possono tifare le proprie squadre nello stadium e nel San Paolo. Quindi veramente un'occasione, avete l'ultima occasione secondo me, perché poi se cannate questa, secondo me, non ve la faranno pagare a vita, e avrebbero anche ragione, perché quello che in effetti avete fatto allo stadio per me è gravissimo, e anche quello che è successo e talvolta i comportamenti quando arriva la Juventus a Napoli, queste cose qua non voglio più vederle, fanno proprio schifo sinceramente dal punto di vista sportivo. Io chiamo comunque la pace, tranquillità, la tifoseria, dei dettagli sfottò che ci stanno, ma poi il calcio è uno sport da vissuto come tale, come passione, non come qualcosa di morboso. Quindi veramente avete l'ultima possibilità, sfruttatela appieno, bene, comportatevi bene. Se gli altri si comporteranno male, pagheremo noi, perché è giusto così. Uno a pagare per quello che fa. Chiaramente, quei tifosi che andranno sono una rappresentanza della tifoseria napoletana, ma è chiaro che se sbagliano loro, sbagliano per tutti, a nome di tutti. Non perché gli altri abbiano una colpa diretta, ma perché poi alla fine il singolo fa riconoscere l'intero gruppo. E questo purtroppo, per quanto possa anche sbagliare di fondo, è così. Quindi meditate bene e comportatevi civilmente, come è giusto che ci si comporti all'interno di uno stadio, e vale così per tutti. Detto questo, forza Juve, che sia una bella partita, quindi auguri anche ai tifosi napoletani, al Napoli, che sia una partita veramente bella per tutti e due, e che si parli solo di calcio alla fine della partita, di scudetto, non si parli di questo che ha rotto questo, quello che ha lanciato il piscio, quello. Si parli di calcio, perché sarebbe ora di parlare di calcio dopo Juventus-Napoli, dopo anni. Perché tra polemiche, tra cose che si rompono, tra gli Alvino, gli Pistocchi che dicono stronzate tutto il tempo, è giunta l'ora finalmente, quest'anno più di tutti, in cui Juve e Napoli si contendono veramente lo scudetto in modo, non dico pari, ma quasi, perché gli altri anni la Juventus ha passeggiato un po', diciamocelo tranquillamente. Quest'anno si può parlare veramente di calcio, parliamone, punto e basta. Forza Juve, alla prossima, ciao! Paura, paura, paura.